Allora, questa mattina si è parlato di geotermia, Ecomondo, abbiamo ascoltato un intervento molto interessante di Silvana Monastero di Geotermia SRL su geotermia, in questo caso residenziale più che altro. Vuole parlarcene? Sì, è la geotermia a bassa entalpia, cioè la geotermia che si può fare ovunque, perché non abbiamo bisogno delle alte entalpie per produrre energia elettrica, ma noi abbiamo bisogno di uno scambio termico per climatizzare gli edifici. Può essere la casetta singola, può essere il condominio, può essere l'ospedale, può essere la scuola, può essere qualsiasi edificio dove c'è bisogno di climatizzare. Il vantaggio. Però produciamo e consumiamo la nostra energia in modo che i nostri consumi devono avvicinarsi il più possibile allo zero, perché l'impianto geotermico a bassa entalpia ci dà una grande mano, perché abbiamo attualmente sul mercato delle pompe di calore che sono il cuore del nostro sistema, che hanno dei coefficienti di performance inimmaginabili fino a qualche anno fa, perché è stata applicata la tecnologia ad inverter su tutta la macchina con un cervello pensante programmato per andare ad utilizzare al meglio l'energia elettrica, cioè il meno possibile, mantenendo il comfort desiderato, cioè impostato. E questo è estremamente interessante. È un impianto che non ha bisogno di manutenzione, anche questo è interessante. È un impianto che può essere telegestito, anche questo è interessante. È un impianto che, non lo so, no, non si vede, non si vede e ti dà la medesima benessere di un impianto combinato fra una caldaia a metano con tutte le problematiche, per scaldarti e farti l'acqua calda. E poi per l'estate dobbiamo raffreddarci con una pompa di calore e le abbiamo sempre viste ad aria, per quanti inverter ci abbiano messi ai motori. Quest'anno penso che sia stata un una, siano state le bollette Pesanti. mentre avendo la stabilità di scambio del sottosuolo, la pompa geotermica è quello e basta. È prevedibile anche il costo annuale. Pensiamo alle bollette che arrivano d'inverno per riscaldarci, d'estate per raffrescarci, stiamo bene soltanto nella mezza stagione, che ormai non ci sono più. 50 euro è compreso, appartamenti di 100 metri quadrati. Energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, c'era anche la DS, è dentro anche la DSL e acqua calda sanitaria. Immaginiamoci una famiglia che spende stabilmente 50 euro al mese, pensiamo alle bollette che arrivano d'inverno per riscaldarci, d'estate per raffrescarci, stiamo bene soltanto nella mezza stagione, che ormai non ci sono più. Una donna alla guida, una donna anche alla guida di aspetti molto tecnici. Se voi doveste scegliere di fare un impianto geotermico con noi, poi per la messa in funzione uscirei io, ok? Ci siamo?